con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando? Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante la sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ho cercato la virtù nascosta di questa donna, ho scavato, e ho trovato che è l'umiltà. L'umiltà è la regina delle virtù, il fondamento nell'edificio spirituale. Ora, quando voi volete costruire una casa, la prima cosa che dovete fare è un bel buco nel terreno, riempirlo di cemento armato. Dopodiché, tutto quello che voi costruite su quel fondamento è al sicuro. Se voi cominciate a costruire direttamente sulla terra, avete problemi a non finire l'umidità che vi entra in casa, poi arriva il momento che quel terreno si muove e tutto quello che avete fatto è da riparare. Come si fa a costruire la propria esperienza umana e spirituale sulla roccia, come ci chiede Gesù nel Vangelo, e non sulla sabbia? Provate a rispondere nel vostro cuore. Qui a Medjugorje, attraverso la veggente Miriana, Maria ci ha detto spesso: mettete Dio al primo posto della vostra vita, mettete Gesù al centro del vostro cuore. Equivale a dire: costruite sulla roccia. Sì, ma come si fa? Qual è il meccanismo che consente di costruire sulla roccia? Facciamo un esempio concreto che ci spiegano sempre con maggiore efficacia. Vi siete alzati questa mattina, ci alziamo in Italia al mattino, possiamo fare tre cose. Ci facciamo un buon caffè. Senti che profumo di caffè che gira per tutta la casa. Che buono. Accendi la TV e ti informi su queste interessantissime notizie. Bisogna essere informati. Puoi dire una preghiera. Hai detto una preghiera, stai costruendo la tua giornata sulla roccia che è Dio. La dici alla sera che sei stanco, ti addormenti, non riesci neppure a finirla. Hai costruito la tua giornata su 500 cose che per te venivano tutte prima di Dio. Il lavoro, il cane, il gatto, tutti prima di Dio. Anche se a parole dici diversamente, le tue scelte parlano per te. Ecco la parola esatta: le scelte che uno compie. Gesù ha fatto così. Gesù, ma perché a 12 anni sei rimasto nel tempio? Come?
Non lo sapevate che devo fare la volontà del Padre mio? E così Gesù, nelle sue scelte di ogni giorno, ha messo sempre il Padre al primo posto e una scelta dopo l'altra ha scavato dentro il suo cuore un fondamento, un lago, un mare, un oceano. Il cuore di Gesù era un oceano dove il Padre aveva posto. Che bello sarebbe se avessimo un cuore che fa posto a Dio Padre. Che soddisfazione per questo Padre avere spazio nel cuore dei suoi figli. Che gioia e che spasso per i figli avere nel cuore la presenza di un Padre così buono, così gioioso, così creativo, tutto per te. La donna siro-efraimita ha un cuore così, dove Dio trova spazio. E questo per noi è un mistero, come abbia potuto scegliere, stando in casa, in cucina, senza conoscere le scritture, come abbia potuto scegliere Dio. Di fatto però l'incontro che fa con Gesù ci dice che lei nella sua vita ha sempre scelto Dio, perché quando se lo trova davanti lo riconosce, gli fa posto. Gesù entra nel suo cuore, da quel cuore e con quel cuore può operare la guarigione della figlia di questa donna. Torniamo a Gesù. Abbiamo detto che il suo cuore è un oceano dove il Padre abita. Cosa succede nel momento della passione? Su questo oceano, sul suo cuore, si scatena l'uragano più grande che il cuore di un uomo abbia mai dovuto sopportare. Si alzano delle onde mai viste, di 30, di 40 metri, buio, lampi, trombe d'aria, invivibile. Però l'oceano è profondo anche 10 km, 11 km. Voi scendete sotto il livello dell'acqua di 500 metri, di 700 metri, è nella pace come prima. Tutto il male di questo mondo ha potuto sconvolgere Gesù solamente in superficie, perché era profondamente unito al Padre, roccia ben più grande di questi piccoli uragani. Anche la donna siro-efraimita ha costruito sulla roccia. Era un oceano dove il Padre aveva posto. Nonostante la sua situazione familiare pesante, addirittura una figlia indemoniata, non è travolta. La sua pace, la sua fede, la sua speranza è più solida della prova e della situazione che deve affrontare. Se uno non è umile, basta una piccola onda, una parola storta per sradicarti. Questa donna gli viene gettata addosso il disprezzo degli ebrei, i cagnolini. Lei non si turba, resiste a questa onda, perché nel suo cuore c'è la presenza, ha costruito sulla roccia, su qualche cosa di più grande. La virtù invece evidente di questa donna è la fede, che Gesù esalta. Donna, davvero grande è la tua fede. È una fede piena di amore, è lì per chiedere la guarigione della figlia. È piena di coraggio, perché non si ferma, non si arresta davanti al disprezzo degli apostoli. È perseverante, non si ferma neanche davanti al silenzio di Gesù. Anzi, questa fede della donna risalta proprio nel confronto con gli apostoli, che qualche volta Gesù ha detto gente di poca fede. A questa donna dice: donna, davvero grande è la tua fede. Allora la fede di questa donna è una costruzione spirituale grande e solida, è un grattacielo. Ma voi sapete che i grattacieli hanno delle fondamenta altrettanto grandi, enormi. La virtù nascosta che sorregge tanta fede è l'umiltà di questa donna. Oggi è anche San Massimiliano Kolbe. Anche lui ha fatto un grattacielo nella sua vita spirituale di carità. È arrivata ad offrire la sua vita nel campo di concentramento di Auschwitz al posto di un padre di famiglia. Un gesto di carità estrema. Ma una carità così grande sta in piedi solo se hai fatto un fondamento altrettanto grande.
Fra due giorni comincerà a Madrid la GMG, preghiamo per questi giovani. Se vorranno costruire nella loro vita, sulla roccia, una vita, un'esperienza umana e spirituale che resiste a ogni rovescio, che non teme nessuna difficoltà, dovranno giorno per giorno scegliere il Padre. Voi volete fare un'esperienza spirituale significativa, conoscere la bontà del Padre? Dovete fargli spazio poco alla volta con le vostre scelte. Avete cominciato bene, oggi è Ferragosto, invece di essere da un'altra parte avete scelto di venire qui a pregare. Allora, l'esperienza della donna Siro e Fraimida ci fa comprendere che costruire sulla roccia, che fare posta a Dio, fare un'esperienza spirituale è possibile a tutti, con le scelte che fai in casa tua, nel tuo lavoro, giorno per giorno. Sia lodato Gesù Cristo.